bagga in mano e camminare giovani. E salve a tutti ragazzi e bentrovati in un nuovo video. Riprendiamo con Call of Duty Mobile. A parte il fatto che oggi non dovevo registrare Call of Duty, ma un nuovo titolo, ma lasciamo fare. Ragazzi, innanzitutto vi volevo chiedere scusa per ieri sera se non ho fatto la live, ma ero veramente stanchissimo, quindi non me la sentivo di presentarmi al pubblico. Ma comunque sto lavorando per voi, ho fatto una storia su Instagram, molti di voi mi stanno rispondendo, grazie, grazie mille, un sondaggio, in realtà è più un, diciamo, un indovinello, però presto arriverà un confrontone, diciamo andremo a riaffrontare delle tematiche che avevo affrontato l'anno scorso, con quello di tutti, solo che l'anno scorso sapevo poco, dopo un anno diciamo che secondo me ci sta riparlare di certi argomenti. Comunque ragazzi, stamattina il cane solitario mi ha mandato un messaggio dicendomi che ci sono delle nuove missioni, madonna signori, ma ne avevamo già parlato, non mi ricordo se in un video o in una live, tra parentesi, ricordatevi stasera live sempre su YouTube, andiamo a farci qualche partita, abbiamo andato a riscattare cose giornaliere ed eventuali, andiamo su stagionale, signori, il badile, ma io la chiamo la vanga, guardatela qua, disputa la partita MG e vinci medaglie per ottenere pala, una nuovissima arma secondaria. Signori, non vedevo l'ora di ottenere la pala, guardatela là, sportiveggiante, cioè, ovviamente ce la faremo oro, platino, damasco, ma soprattutto ce la faremo diamante, ragazzi, madonna, madonna mia. Tra le altre cose, ho già finito l'evento, ho pubblicato una foto sul gruppo Call of Duty Mobile Italia, quello scritto in minuscola, ragazzi, e ho finito l'evento, ho sbloccato il soldatino. Ragazzi, molti hanno chiesto, ma cosa succede quando arrivi a 2700? A 700? Ragazzi, ho sbloccato appunto la mimetica del soldato di base, quello dei bot, però con questa skin nera molto molto carina, devo dire, ha fatto molto bene questo personaggino. E poi ragazzi, sto continuando a ricevere carte premium, anzi adesso mi sa che non le ho neanche ricevute, però fa niente, e accumulerete punti e basta, cioè oltre al 2700 nada de nada de nada. Allora ragazzi, andiamoci a vedere nel dettaglio queste missioni. Tra l'altro fra pochissimo dovrebbe iniziare l'evento di Pasqua e se non vado errato credo che abbiano anche aggiornato il negozio crediti, può essere? No, ho visto una notizia di Topo Cipolla, però probabilmente è quando ci sarà Pasqua, nei giorni di Pasqua aggiorneranno il negozio crediti appunto con le varie mimetiche di Pasqua, un po' come era successo lo scorso anno. Comunque ragazzi, partiamo a bombola con l'evento, diciamo le missioni oro o niente per sbloccare la vanga. Io la chiamo la vanga ragazzi, non la pala, la vanga. Allora, prima missione, gioca tre partite MG, ottieni tre voglie, la medaglia Berserker in partite MG. Allora ragazzi, Berserker, se non vado errato, è quando uccidi i nemici alle spalle, credo, indipendentemente che siano armi da fuoco o da mischia. Provatela in entrambe le maniere, però comunque l'importante è che voi facciate tantissimi kill, consiglio sempre mappa shipment, perché io mi ricordo sta medaglia, la ottenevo sempre tantissime volte, appunto shipment. Poi ottieni 5 volte la medaglia colpo alla testa in partite MG. Vabbè ragazzi, è inutile che vi spieghi a che cosa serva questa missione, è abbastanza semplice. Ottieni 10 volte la medaglia vendicatore in partite MG. Ragazzi, la medaglia vendicatore è quando un nemico ti ammazza e tu lo uccidi appena risponi, ricordatevi questo. Tra parentesi, scusate, vi spiego bene tutte le missioni, faremo un po' come tutte le altre volte. Andremo a fare due missioni, le prime due missioni, poi il resto delle missioni ve lo taglio e andremo a fare l'ultima e poi andremo a provare la vanga. Però vi spiego comunque sempre missione per missione, perché così siamo ben, ecco. Ottieni 5 volte la medaglia regicida in partite MG, oddio questa non me la ricordo, forse quando uccidi sempre lo stesso nemico, se non vado errato per tante volte. Ottieni 3 volte la medaglia instancabile in partite MG. Instancabile dovresti uccidere, se non sbaglio, senza morire naturalmente, mi sembra 8 nemici, giù di lì. Infine ottieni 3 volte la medaglia brutale in partite MG. No, mi sa che questa è 8 volte, instancabile forse 6. Comunque sono entrambe medaglie che ottieni quando uccidi tantissimi nemici di seguito. Allora, per questa medaglia, poi la andremo a vedere dopo, consiglio eventualmente di giocare da soli sulla mappa
mappa Crossfire e cercate di sbloccare la nucleare. Se sbloccate la nucleare, ragazzi, queste medaglie le ottenete in un attimo, altrimenti cercate di non morire. Comunque, diciamo che Crossfire, se vi mettete a cecchinare, vi potete riparare dalla distanza, dovreste farcela tranquillamente. Comunque, ragazzi, guardate quanto cavolo è sportiveggiante la nostra manga. Allora, dovrebbero entrare Fiocco di Neve, eccolo qua, e il lupo solitario, che però non vedo, quindi per ora ci sarà. E il nostro Fiocco di Nevis, che tra l'altro ha comprato un joystick, ciao caro, ma non hai collegato il joystick? No, se devo fare la missione della pala ci tengo una vita, quindi meglio non ci Ma non è vero che ci mettiamo un attimo con la vanga. Tanto, ragazzi, mi vedete in mano con l'Outlaw Ascensione, perché porca miseria, è un'arma che fa male, è un cecchino che fa veramente male. Elia lo sa, Elia e Lupo lo sanno benissimo. Ieri sera abbiamo fatto una privata, due contro uno, erano loro due contro di me, abbiamo fatto 40 a 3 o 44? Sì, più o meno. Era 44. E tanto Fiocco non aveva fatto manco una kill. Bot. Come? Faccio cagare con joystick. Ma non è vero. Dai. Allora, signori, io direi di partire veramente a bomba. Fatemi rivedere già, perché già mi sono dimenticato la prima missione. Gioca tre partite MG. Vabbè, ragazzi, facciamo una partita MG. Vi taglio le altre due. E arrivederci, grazie. Ovviamente, consiglio, ragazzi, se sono tre partite MG, fatela più veloce, no? Non state lì a farvi la più lunga. Quindi fai deathmatch, dovrà fare shipment, che ci mette un secondo a farla, no? Un attimo è stata, raga, un attimo. Tanto vi ricordo, mi raccomando, lasciate un like, assolutamente vi ringrazio, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, Instagram, Facebook, solita tiritera. Ragazzi, ci tengo a Instagram perché pubblico appunto stories di cose a caso, orari delle live, la piattaforma su cui la faccio e quant'altro. E vi ricordo sempre stasera dalle 20 alle 23 su YouTube. Mi raccomando, puntuali, sul tubo. Con la vanga, ragazzi, mi raccomando, stasera tutti con la vanga. Anzi, stasera facciamo 5 contro 5 privata, tutti con la vanga. Quindi mi raccomando, dateci dentro con le missioni. Satana 420, ma state voi. Comunque, ragazzi, ti farò vedere un paio di kill, perché non è che siamo qua a perderci troppo tempo. Perché sennò, un po' come l'altro video delle missioni, diventa un video breve. Poi alla fine dura 20 minuti. Molti di voi me lo dicono, mi criticano che faccio video brevi e poi boom. Allora, guarda quello! Ma come cazzo c'è finito? Guarda quel basta. Vieni qua, bot. No, vieni. Oh. Arrivederci. Ma che cazzo? Attenzione. Hitman. Ole. Ecco, poi ragazzi, l'Otolo è una di quelle poche armi che se spari senza mirare fa veramente un devasto. No, ma liscio. È una pistola, raga, è una pistola. Oh no, Fiocco. Ole. Napalm. Ok, ci hanno matato malissimo con un... cosa? Olè. Ragazzi, vediamo dopo. Dai, la missione è fatta. Olè. Allora, ragazzi, con la magia dell'editing ci vediamo. Missione completata. Il re ha parlato. E metterò la clip e il re ha parlato, tra le altre cose. Outlaw Ascensione. Madonna, quanto è bello il mio Outlaw. Siete dei poveri. Questa è una mazza povera. Oh, sono stato un giocatore reale. No, siete un rifango, ho abbandonato la partita. Ma che state fuori? Vai con la granata. Oppere. Ma come ha fatto entrare? Ah, ecco come ha fatto. Aspetta, vieni qua, maledetto. Ho visto un etrusco. Arrivederci. Berserker. Mica, vai con le trecce. Mica, Robin Hood. Guarda, no, mi ha inculato da dietro. Allora, ragazzi, ho completato la prima missione. Tra l'altro notavo che ho ottenuto un sacco di volte la medaglia Berserk. Quindi no, non è con le armi,
Corpo a corpo, devo capire se dovete colpire alle spalle o in una certa maniera, magari se sono amico diverse volte, non lo so. Però tanto ho visto che le medaglie che ottenevo, a parte vabbè, brutali, instancabili, che non le ho ottenute, perché comunque morivo ogni 3-4 kg, morivo, però le altre già vedevo che le ottenevo, quindi abbastanza facile. Adesso proprio ottieni 3 volte la medaglia Berserker in partite MG. Quindi ve ne faccio vedere una, vedrete la medaglia e poi vabbè. Ovviamente le altre ve le taglierò. Sì, noi abbiamo bot, KR, come ti chiami in gioco? Ma no, bot, KR, sentina, non uni, ne. Mamma mia, ammazzato. Quanto è bello, ragazzi, quanto è bello il mio ultimo ascensore. Ditemelo qua sotto nei commenti. Ah, fatemi anche sapere se ce l'avete, eh. Attenzione, attenzione, sono 4 loro. Hanno paura, no? Cosa Hanno ti visto successo, Patch? il mio... Ah no. Orso fungo. Cioè, ma il gioco... Che adesso facciamo prima linea su Duke Town, che così ricevo la medaglia. Ok ragazzi, non si è visto, però eccolo là, Berserker, perfetto. Quindi dovete fare un tot di kill. Aspetta, vieni qua, maledetto. Due dietro, consecutivamente. Olè, copa destra. Ok, Berserker, quindi mi sa che sono 3 kill, ragazzi, eh. Mi sa. Cioè, succhiamolo. In salto te l'ho presa. L'ho preso a caso, raga, completamente a caso. Lasciami questo un attimo. Guarda la freccia. Allora, dai, mi manca un'altra Berserker, raga. 1-2. Dai, datemene un altro. No. Ah, no, l'ho ottenuta, Berserker, ottimo. Allora, ragazzi, per vedere le medaglie dovete andare esattamente qua. Dovete cercare la medaglia apposita. Allora, vedete, per esempio, c'è Vendicatore. Hai ucciso un nemico che aveva da poco ucciso un compagno. Non deve essere per forza una persona che ha ucciso te, ma anche il tuo compagno. Eccolo qua, Berserker. Hai ucciso 3 nemici senza morire, perfetto, avevo ragione. Quindi ragazzi, ripeto, se volete bene vedere la medaglia di riferimento, basta che andate nella sezione lì e vi spiegano. Siamo arrivati alla terza missione, ottieni 5 volte la medaglia colpo alla testa in partite MG. Questa consiglio eventualmente di farla sulla mappa Crossfire. Adesso io tanto all'inizio del video ve l'ho spiegate tutte le missioni. Salterò a video queste 4 missioni e ci vedremo alla fine dell'ultima, proprio diciamo quando saremo 2 su 3, dell'ultima missione ottieni 3 volte la medaglia brutale in partita MG. Ci vediamo dopo, ragazzi. Ragazzi, finalmente ho finito. Non vi ho fatto vedere, come avevo detto all'inizio di questo video, l'ultima missione perché, ragazzi, cioè, non ho mai quittato così tante volte in COD Mobile. Anzi, io non quitto mai, piuttosto perdo, chi se ne frega fino alla fine. Però questa volta veramente ho dovuto quittare, eccetera. Finalmente, signori, abbiamo sbloccato la vanga. Attenzione, eccola qui! Mamma mia, mamma mia. Ce la facciamo subito diamante. Entro stasera diventerà diamantina. Allora, c'è anche Fiocco ancora, fortunatamente. Fiocco, finalmente ho sbloccato la vanga. E che cazzo? Guarda là. Madonna, aspetta, dove sto andando? Giovine, eccola qua, guarda. Allora, se non si può fare la mimetica, mi incazzo. O si può fare, ragazzi, vediamola. Mamma mia, ragazzi, la vanga diamante è bellissima. Allora, l'andiamo a potenziare così sblocchiamo tutte le missioni. La portiamo già al massimo, perfetto. E signori, partiamo. Live, sì. Stasera in live si fa diamante la vanga. Cioè, sì, allora, uccidendo 50 nemici, poi sblocca uccidendo 30 nemici alle spalle, sblocca uccidendo 50 nemici da accovacciato, sblocca eseguendo 2 uccisioni senza morire per 30 volte, e questo ha col silenzio di tomba e 3 uccisioni per 30 volte senza morire. Molto bene. Allora, signori, io partirei subito con, attenzione, vanga pronta. Ci mettiamo un po' di silenzio tomba, direi sul GKS leggendario. Lo mettiamo anche qua. Allora, noi adesso, naturalmente in video, l'andremo soltanto un pochettino a provare e poi ci salutiamo.
offline andrò un pochettino a farmarla e poi stasera durante la live ci spaccheremo a merde con la vanga. Io, poi la chiamano Badile, ma signore, la vanga, ma che cazzo ne sa? L'altro avevamo fatto, ragazzi, postazioni incursione. Perché è una mappa che non si caga nessuno in postazione. Abbiamo fatto il beccato solo un giocatore reale e siamo riusciti, almeno, cioè io sono riuscito a fare la serie brutale. Perché se fate crossfire, ragazzi, non ce la fate, perché tutti fanno crossfire. Quindi vi consiglio, fate delle mappe in postazioni che non si caga nessuno. Guarda, guarda, sono illuminato come il sole, bello come il sole. Là. Madonna! Boom! Ragazzi, stupenda la vanga! Ma di che cazzo stiamo parlando? Mettiamo però il GKS. Fianco? Fianco? Ehi, Guarda la vanga! Guarda dove stai? la vanga! A sinistra! Bella! Ah, a sinistra. Guarda la vanga! Boom! Ma tieni più una mano. Eh sì, è come mezzo coltello, mezzo coso. Occhio! Uno! Ok, mi hanno già shottato malissimo, ragazzi, ma chi se ne... Oh, sono già di nuovo qua, perfetto. Ma io non sto trovando nemici. Eccolo! No! Maledetto! Ciao, che Boom, c'è? vede, knockdown. Anzi, Hai chiuso il lockdown. giocatore reale? Non lo so. No, ah, tu. L'ho chiuso io, l'ho chiuso io. Ah, però. Bot. Enemy contact. Olè. Down. Dai, fino zucca. No, l'ha inculato! Bot. Ma tu pensa al giocatore reale che mi prendi bot così faccio sta cacca Aspetta, che... guarda! Boom! No! Allora, è molto da vicino, eh. Con due, però fa male. Ecco. Occhio, occhio, finocchio. Bravo. Occhio, finocchio. Bot. Boom! Bot. Anche perché sono il best. Boom! Bellissima, raga, la vanga. Guarda là, sportiveggiante la vanga. Boom! Yeah. No, che salto! Ole! 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 Bot! Madonna signora, la vanga, ma che cazzo ti ha fatto la vanga? Allora, da dietro! Anzi, da giù! Va fattura! Ole. Ole. Allora, fiocco è fermo perché mi sa che ha il telefono. È arrivato lo schiavo sotto casa. Ole. Ole, signori, prendiamo vangate. Guarda la sportiveggiante la vanga, ragazzi. Non vedevo l'ora. Madonna, bellissima. Ora, bumbede. Bumbede. Ho dato sangue, sudore e lacrime per avercela. E bestemmie soprattutto. No, mi hanno ammazzato. Va bene, va bene, va bene. Ok, abbiamo vinto, ragazzi. Bellissima. Veramente, veramente Io bellissima. non ho fatto la missione. E lui non ha fatto la missione, ma l'importante è che l'abbia fatta io. Poi, fiocco, boh, Ah, grazie. grazie. Umanità proprio. Ma dai, stelle. Ok, però ha fatto l'ultima kill. Questa è un'ottima cosa. Ragazzi, mi raccomando, tantissimi like per la vanga. Per la vanga, signori. Hashtag per la vanga, anzi hashtag mamma lo youtuber alla vanga. Guarda là, guarda quante missioni abbiamo fatto, guarda lì, perfetto, perfetto. La stiamo già farmando, ragazzi. Allora, nel pomeriggio già ce l'avrò oro, damasco e platino. E stasera diamantina, eh. Non chiudo la live, sappiatelo che non chiudo la live finché non ho la vanga diamante. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, iscrivetevi ai vari social, soprattutto Instagram, e suonate Ole che sennò vi picchia, infatti a me No, mi ha reso schiavo, esatto. e poi basta. Quindi, ragazzi, queste erano le missioni per sbloccare la vanga. Se ho fatto qualche errore, perdonatemi. Comunque, avete visto che le medaglie, adesso la traduzione è perfetta. Una volta c'era sempre un po' di incomprensione perché traducevano male. Tanto, ragazzi, piccola curiosità che ho notato adesso. Guardate a sinistra e a destra della signorina, abbiamo le uova di Pasqua. Succede qualcosa se clicco no? Perché fra pochissimo, vabbè, fra pochi giorni è Pasqua e appunto dovrebbero sbloccare. Ah, tra l'altro ho notato che adesso c'è anche un carinissimo, un murales sul bidone con un coniglietto e le varie ovette. E
E usciranno probabilmente come l'anno scorso delle missioni, le uova di Pasqua in Battle Royale, delle skin merdose, perché poi alla fine erano merdose anche quelle l'anno scorso per alcune armi. Però siamo, anzi, sono molto curioso di questo evento di Pasqua. E Davide Pasquali mando un enorme saluto, un enorme abbraccio, e noi ci vediamo stasera in live con la nostra banga. Ciao a tutti, ragazzi!